Presentiamo ora Emanuele Arnaboldi di Autodesk. Bene, buongiorno a tutti, sono Emanuele Arnaboldi, country leader di Autodesk Italia. Voglio innanzitutto ringraziare Luigi e Formamentis per averci invitato e vorrei darvi giusto due parole su chi è Autodesk e cosa facciamo. Autodesk ha una visione un po' altisonante, che è quella di aiutare le persone a immaginare, a progettare, a creare un mondo migliore. In realtà la frase è molto altisonante, però si concretizza molto nella realtà di tutti i giorni. Solo per farvi un esempio, tutti voi avete in tasca uno smartphone probabilmente. Al 90% questo smartphone è stato progettato con i nostri prodotti. Quando andate al cinema a vedere un film, molto probabilmente gli effetti speciali del film sono stati fatti con i nostri prodotti. Circa gli ultimi 20 Oscar per gli effetti speciali di film americani sono stati assegnati a film realizzati con i nostri prodotti. Quando vi trovate a passare davanti a un grattacielo, molto probabilmente è stato progettato con i nostri prodotti. Una auto da corsa, un'auto che vedete tutti i giorni in strada, anche questa molto probabilmente è stata realizzata con i nostri prodotti. Ed è stata realizzata da una vastissima community a livello mondiale. Noi contiamo circa 12 milioni di utenti professionali, circa 200 milioni di utilizzatori dei nostri prodotti e soprattutto, che è il motivo per cui siamo qui oggi e per cui siamo presenti anche con Tom, una community studenti e educatori che è circa di 680 milioni, quindi superiore ai 680 milioni. Cosa facciamo noi per questa community? Aiutiamo queste persone a innovare, a essere degli innovatori. Questo è il punto di forza di Autodesk, proprio l'innovazione, che ci lega molto al tema di cui stiamo parlando proprio oggi. Innovazione cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, dare la possibilità ai propri clienti di approcciare un tema, che magari è un tema classico, come quello delle costruzioni, in un modo totalmente diverso, e di realizzare qualcosa che non è mai stato realizzato prima. Questo è un video di un palazzo di circa 30, un hotel credo, di circa 30 piani realizzato in Cina, stato realizzato utilizzando i nostri prodotti naturalmente, è stato realizzato su un'area ad alto rischio sismico, quindi deve rispondere a determinati criteri di progettazione e di realizzazione. Sapete in quanto tempo è stato realizzato? Mese. No, no, è stato realizzato in 15 giorni. In realtà quello che è stato fatto è stato realizzato, diciamo, tutti i componenti sono stati realizzati in fabbrica con una metodologia che non è tipica del mondo delle costruzioni, ma è una metodologia tipica del mondo manifatturiero, quindi io produco i singoli pannelli, i singoli componenti, li porto in loco e li monto, e in 15 giorni è stato montato questo palazzo. L'altra cosa strana è che la società che ha costruito questo palazzo non è una società di costruzioni. Si tratta di una società cinese specializzata nella realizzazione di grossi impianti industriali per il condizionamento dell'aria. Quindi cosa ha fatto questa azienda? Non ha fatto altro che applicare la stessa metodologia che utilizzava per la produzione di grossi impianti di condizionamento a quello che è il mondo architettonico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il confine tra l'architettura, le costruzioni e il mondo manifatturiero diventa sempre più labile. Come potete giudicare questo progetto? Un progetto fatto da un'azienda architettonica di costruzione o un'azienda manifatturiera? Molto probabilmente più vicino al mondo manifatturiero. Abbiamo una realtà anche italiana che si chiama Permastelisa, che produce i grossi pannelli in vetro, acciaio, cristallo e acciaio che vengono utilizzati nei grattacieli. Vengono fatti con una metodologia che è tipica del mondo, nel mondo della produzione, nel mondo manifatturiero. Un altro esempio, innovare vuol dire anche ricavarsi delle nicchie di mercato ed essere competitivi e crearsi un vero e proprio business. Se pensate al business degli auricolari, è probabilmente uno dei mercati più saturi.
qualsiasi negozio trovate N modelli di auricolari a diversi prezzi. Questa è un'azienda di New York, si è creata un proprio spazio, una propria nicchia di mercato, creando un'app per l'iPhone che permette di fare la scansione in 3D dell'orecchio. La scansione, il file che viene realizzato, viene inviato via mail, via cloud, direttamente a New York nella loro sede, e queste persone stampano l'auricolare in 3D, con una stampante 3D stampano esattamente l'auricolare sulla forma del modello 3D del vostro orecchio. Potete scegliere il colore, potete scegliere se volete il filo attorcigliato, dritto, verde, giallo. Questa è la prossima barriera della produzione, ma anche del consumo. Anni fa si badava di più a produrre il più possibile a prezzi sempre più bassi. Oggi si cerca di produrre il minor numero possibile di pezzi, il più possibile personalizzati, a un prezzo che sia il più basso possibile. Questa è la nuova rivoluzione industriale. Naturalmente cambia anche il modo di intendere il ciclo di vita di un prodotto, che si tratti di un progetto, che si tratti di un telefono, di una televisione, di un'auto. Naturalmente c'è la parte di progettazione, c'è la parte di realizzazione, ma diventa ancora più importante la parte di utilizzo. E qui si innesca anche tutto il discorso del BIM. Quindi quando oggi progetto una grossa opera, uno stadio, un ospedale, un grosso palazzo, innanzitutto devo riuscire a gestire tutti i diversi collaboratori, tutte le diverse entità che entreranno in contatto con questo progetto, ma devo anche essere in grado di prevedere quale sarà il comportamento dell'opera una volta in utilizzo. Quindi devo prevedere tutti i costi di manutenzione, devo prevedere come fare le manutenzioni. Non posso trovarmi con un palazzo che è il più bello possibile, però scoprire una volta terminato il progetto che avere un pozzetto lì non mi serve a niente, perché mi servirà da tutt'altra parte, perché fare una manutenzione mi costerebbe 3 volte tanto. Quindi devo prevedere in fase di progettazione tutti questi problemi. Per terminare, quello che ci preme sottolineare è che oggi quando ognuno di noi cerca qualcosa su internet, molto probabilmente va su Google e fa una ricerca su Google. Quando dovete comprare un qualsiasi prodotto e volete comprarlo online, molto probabilmente fate riferimento ad Amazon. La nostra aspirazione è quello che Autodesk diventi il riferimento quando dovete realizzare qualcosa, quando dovete produrre qualcosa. Grazie.